terza serata di prove in Piazza Grande, iniziata la settimana che ci porterà la giostra numero 134 sabato sera in notturna. Anche questa sera incoraggianti segnali di crescita per Porta del Fuoco, ancora sul 5 Parzi e Vernaccini, dunque segnali incoraggianti per questa nuova coppia. Ci sarà il debutto di Parzi sabato sera, tra l'altro la prova di Porta del Fuoco è stata condita da fumogeni e un grande striscione da parte dei supporters di Porta del Fuoco, a dimostrazione di quanto entusiasmo si respiri nel quartiere. Ancora bene Porta Sant'Andrea, sempre nell'eccellenza, così come Porta Santo Spirito e Porta Crucifera, che cerca di amalgamare questa nuova coppia. Bene ancora Fardelli come le precedenti sere, e Carboni che vuole subito debuttare alla grande. Ma questa sera vi facciamo ascoltare quello che è un parere di un grande ex giostratore come Mario Capacci, che diciamo ci manifesta la sua idea di rivedere un po' il cartellone, perché forse ci sono un po' troppi 5, quindi dovrebbe essere un po' all'antica questo tabellone. Sentiamo. Io farei una cosa addirittura, visto che 5 ne viene tanto con una certa facilità, riporterei il 5 come era prima, un pochino più piccolo, come era all'epoca che si correva, nel tempo che fu, perché un pochettino più ristretto credo che darebbe un pochino più di pepe, perché ora ormai anche le riserve, insomma, con tutto rispetto, che mettano tutta la loro passione, il loro tempo, tanto di cappello, ma arrivano e fanno 5, pertanto si vede che è un tiro che diventa facile, perché diventa abbastanza facile in quanto è acentrico, uno prende come mira il centro, il rosso in quel modo che si vede anche da lontano, da distanza, e insomma non lo dico io, sono i fatti che, come ripeto, anche le riserve fanno i 5 abbastanza. Sta pioggia di 5, nel senso, al di là della bravura, tu che ora ci si impegna e ci si prepara tutto l'anno, però perché è diventato così facile fare 5? Facile tra virgolette, perché se ci andiamo noi non lo facciamo di sicuro. Ma è facile perché, è più facile perché prima, io parlo all'epoca, sì, a noi il capitano ci dava sempre, faceva così con la mano, tira al 4, guai se tiravi al 5, non c'era dato di tirare al 5, perché avessimo sbagliato ti assumevi tutte le colpe, pertanto si tirava al 4, volevo dire, e oggi invece vai che non tira al 5, perché con i 5 che ci sono, vincano con gli... se si guarda Porta del Foro, poveretto, dico poveretto, tre giostre, è uscito con 9 punti, è tutto dire, è una cosa incredibile. Questo, cioè, ti dice che in tutti i modi devi tirare al 5, se ci fosse il 6, anche al 6.